Ciao a tutti, benvenuti. Oggi degustiamo insieme l'Erbaluce del 2019, il Collino Novaresi Bianco, Lucia, e il Valceresole, che è il Collino Novaresi Uva Rara, sempre del 2019. Sono due vini molto freschi, che rappresentano bene la nostra terra, la nostra zona, una buona vendemmia. È un anno molto difficile anche dal punto di vista commerciale, perché questa pandemia ci ha rallentato un po' tutti quanti, ma nella vigna i lavori proseguono come sempre, il ritmo della natura non si ferma mai e quindi anche in questi giorni stiamo andando a preparare i nostri grappoli per avere un'ottima vendemmia, quindi li stiamo scegliendo, li stiamo pulendo, preparando perché siano facili da raccogliere per le persone che verranno ad aiutarci a fare la vendemmia. Vai. Salute, Cici。そしてこのワインについてですね、フランチェスカさんと一緒に試飲していきたいと思います。Ora. Noi stiamo degustando l'Erbaluce, il Colline Novaresi Bianco del 2019, ha un bellissimo colore giallo paglierino con delle sfumature verdi che sono proprio tipiche del vitigno. All'olfatto si presenta molto ricco, quando è molto giovane si sentono bene i profumi dei fiori bianchi e con l'evoluzione andando avanti si percepisce bene la sua caratteristica principale, che è quella dello zafferano, delle erbe aromatiche. E poi la caratteristica del nostro Erbaluce è anche di avere una bellissima acidità che ci permette di renderlo molto, molto bevibile, ha una buona sapidità che accompagna bene tutti i pasti, non soltanto come aperitivo, ma anche accompagnandolo al riso con le verdure, alle carni bianche, perché ha un suo gusto ricco. Riesce ad accompagnarsi molto bene anche con una tavola fresca. で、このとても綺麗な酸、エルバルーチェは酸度がね、とっても高いというふうにこの間何回かね、話しているんですけども、口の中にね、とっても広がるこの酸が食欲をね、そそるので、リゾットとかパスタとか野菜のベースのものなんかもいいんだけれども、私はね、お肉なんか、例えばチキンとか、そういったお肉類なんかにもね、とってもいいし、あとはサラミですね、脂肪のサラミが口の中がこの酸味できれいにね、流してくれて、次にまた食欲が。はい、サラメデラドゥーヤ。ありがSì, とうございます。certo. いつも冷たくして、これ温度がね、とってもね、冷たい方が美味しい。Prodotto proprio perché ha questa bellissima acidità che lo mantiene vivo a lungo. ですね、とてもですね、この酸はですね、長くね、持つ。だから、白ワインはどちらかというとね、若いワインは、若く飲むのが美味しいんだけれども、これは少し熟成もね、できるタイプですね。Grazie, prego。eccoci qua. ちょっとこぼしちゃった。Cin cin, チンチン。乾杯。乾杯。Uva Rara. Uva Rara è un vitigno molto interessante, anche come la Vespolina, è un vitigno autoctono delle nostre colline e tra i nostri vini è quello che si presenta più fruttato. Infatti già al naso sentiamo questa ciliegia, questi frutti rossi molto, molto freschi e anche il colore ha un bel colore rosso rubino brillante, quindi è molto, invoglia molto alla beva.色がですね、ルビー色、輝きを持ったルビー色、とってもですね、若々しいチャーミングなワインになってます。Alla degustazione si presenta subito molto pronto, ha i tannini molto morbidi rispetto agli altri vini delle nostre colline che hanno bisogno magari un pochino più di tempo. L'Uva Rara invece è subito molto aperta, molto generosa ed è pronta da bere molto presto. で、ウバラーラはですね、とてもすぐにでもね、美味しく飲めるタイプのワインになってます。だからこの私だと一日中飲むタイプでしょうか。飲むワインですね、ランチでも、あとはアペリティーボとか、それからカフェ代わりに飲んでたり します。ではワイナリーの方見てみましょ
ようこそワイナリーへ。最初ステンレスタンク、あと隣はですね、もう準備してるボトル詰めをして熟成してるものになりますね。qua pronti per essere etichettati. Sì, questi sono vini che stanno solo aspettando di essere etichettati. ですね、こちらはですね、今はね、ラベルを貼るのを待つ作業、待ってるところ。ファーラ2014。そして2015もありますね。こちら2つ売り、販売開始になります。で、これは2018年美人。これはですね、私たち日本に行ったのはもうすぐに、もう行きましたけども、これからまだボトル、ラベル貼りを待ってるところです。そしてずっとステンレスタンク並んでますね。そして樽の方のお部屋。L'invecchiamento in botte avviene in questa stanza. Abbiamo due botti per l'invecchiamento del fara. Sono botti da 20 ettolitri e mentre i tonneau da 500 e 700 litri ci servono per il nebbiolo. Farà un invecchiamento di circa 6-8 mesi in queste vasche e poi lo imbottigliamo. Magnum sono un po' le nostre riserve, ci sono annate che vanno dal 2013 al 2019. C'è sia del Nebbiolo che del Fara. Per tutti e due questi vini facciamo tutti gli anni circa 60 bottiglie di Magnum. 大切なワイン、偉大なワインはですね、マグナムボトルにもしています。ですね。Marco in vigna. Stavo tagliando l'erba tra i filari nella vigna grande, poi andò a vedere. E anche preparando anche tu la vigna per la vendemmia. Sì, controllando che fosse le produzioni. Sì. Bene. Noi invece abbiamo assaggiato l'erba luce e l'uva rara e abbiamo presentati agli amici di Rie per raccontargli un po' come sono i vini delle nostre colline e delle nuove annate. Bene, bene.